Ciao a tutti e ben ritrovati con una nuova puntata del nostro percorso di storia moderna. Noi nelle scorse lezioni abbiamo affrontato il Settecento da diversi punti di vista, quello diciamo economico, sociale, demografico, anche in confronto con le dinamiche del Seicento. Quindi abbiamo visto come il Settecento sia stato un secolo di forti progressi dal punto di vista delle riforme economiche, delle riforme di alcuni settori produttivi, un'esplosione dei commerci a livello internazionale, il colonialismo e tutto il fenomeno della tratta degli schiavi. D'altro canto abbiamo visto anche delle dinamiche politiche del Settecento, un secolo di guerre, un secolo di grandi contrasti tra le potenze europee. Abbiamo appunto studiato che fin dall'inizio del Settecento le potenze europee si sono affrontate sia per compensare e bilanciare il potere in Europa, sia anche per contendersi in qualche modo il predominio a livello delle colonie d'oltremare, sia nei confronti delle colonie americane con l'emergere dell'Inghilterra e anche i conflitti che appunto dopo la guerra dei 7 anni hanno deciso appunto il predominio della Gran Bretagna anche in India, diciamo quindi queste guerre moderne che hanno un po' cambiato anche la connotazione degli equilibri politici, economici, militari delle grandi potenze europee, sia all'interno del continente, con un diverso bilanciamento tra queste potenze, che abbiamo visto Russia, Prussia, sono nuove potenze che si affacciano diciamo, al tavolo dei grandi, ma sono poi affiancate dalla Francia, che rimane per tutto il Settecento comunque una delle monarchie più consolidate, di maggiore prestigio, ed è proprio, diciamo, dalla Francia e dall'Inghilterra che partirà il nostro racconto. Qui oggi parleremo dell'età dei lumi, dell'illuminismo. Oggi parliamo dell'illuminismo. Qui ho voluto aprire con una citazione dell'Enciclopedia Britannica, un secolo che sia questa dell'età dei lumi, che sarebbe divenuto ogni giorno più illuminato, tanto che al confronto tutti i secoli precedenti sarebbero scomparsi nelle tenebre. Ora, comprendere l'illuminismo è di fondamentale importanza per, in qualche modo, capire le ragioni, le cause che porteranno, durante la fine del Settecento, a l'esplosione delle grandi rivoluzioni, sia, in riferimento alla rivoluzione americana, sia al culmine del secolo dell'età dei lumi, alla rivoluzione francese. È un cambiamento epocale che c'è nella storia dell'umanità, che, come vedremo, investe tutti i campi, non solo quello meramente, se vogliamo, intellettuale, culturale, filosofico e scientifico, ma anche un diverso modo di intendere il ruolo dell'uomo, un diverso ruolo, un modo di intendere il ruolo di alcune classi sociali, come la borghesia, che si fa di fatto poi portavoce delle istanze riformatrici dell'illuminismo. Un nuovo modo di intendere il rapporto con le religioni, con il passato, e tutto questo, unitamente al fatto che ci sarà un totale ripensamento anche delle teorie di economia politica, la nascita, diciamo, dell'economia politica e la nascita anche di un pensiero che per la prima volta affronterà in maniera compiuta il tema quindi del potere, del diritto, e della rappresentanza. Ecco, tutto questo è l'illuminismo, un fenomeno che cambierà completamente la storia dell'Europa, cambierà la faccia al nostro passato e in effetti separando quella che è l'età moderna da quella che poi noi chiamiamo l'età contemporanea. Ecco, diciamo che forse l'illuminismo è il compimento di un percorso che, come abbiamo visto, ora vedremo anche nelle prossime slide, è partito già dal passato, forse affonda le sue origini dalle grandi riforme, diciamo, del pensiero rinascimentale, e poi accompagnerà durante la rivoluzione scientifica, appunto, l'Occidente fino nel corso del Settecento al vero e proprio manifestarsi di questa nuova epoca, l'età dei lumi.
Allora, i punti che toccheremo nella presentazione sono questi. Allora, intanto capire quali sono le premesse sociali e culturali dell'illuminismo, come si arriva all'illuminismo, su cosa, diciamo, su quali basi affonda le sue radici. Poi, qual è, diciamo, il programma dell'illuminismo, gli obiettivi dell'illuminismo e in qualche modo come cambia la concezione dell'intellettuale, il ruolo dell'intellettuale all'interno della società. Poi il rapporto che ci sarà tra l'illuminismo e alcuni temi, la religione, il rapporto tra l'illuminismo e il mondo storico, tra l'illuminismo e la cultura in generale. In questo caso approfondiremo un po' il ruolo che avrà l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert e anche il tema della nascita dell'opinione pubblica. E infine, che forse è anche probabilmente la parte più importante, che come cambierà diciamo la politica, ecco, quindi l'illuminismo come influenzerà la politica, da un lato con la nascita del pensiero economico, cioè scusate, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, il pensiero, qui c'è un errore nella slide, diciamo, di giuridico e di teoria dello Stato, quindi Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ma anche dal punto di vista della politica economica con Quesnay, Adam Smith e Ricardo. E infine, diciamo, analizzeremo il dispotismo illuminato, quindi che cosa succede nell'Europa del Settecento a valle di questo grande cambiamento, di questa grande rivoluzione culturale, quindi dei sovrani che in qualche modo saranno influenzati da questo nuovo periodo e da queste nuove idee. Ok, innanzitutto le premesse sociali e culturali dell'illuminismo. Allora, dobbiamo vedere e analizzare alcune importanti relazioni tra, per esempio, l'illuminismo e la borghesia. E questa è la prima cosa. Abbiamo visto che nel Settecento c'è l'emergere di una classe sociale che in un certo senso si fa interprete delle nuove esigenze, dei nuovi fabbisogni di un'economia in crescita ed è proprio la borghesia, c'è una riforma agricola, abbiamo visto che modernizza l'agricoltura, lo sviluppo della manifattura a domicilio che potenzia notevolmente anche la capacità di produzione locale e lo svincolo dal controllo delle corporazioni di sapore medievale, la crescita dei commerci e quindi non solo una crescita della produzione, ma anche un'enorme, una gigantesca crescita delle importazioni e delle esportazioni a livello internazionale. Anche questo sarà connesso con la fortuna di famiglie borghesi che si fanno appunto interpreti, portatrici di queste nuove attività. Okay? Quindi sono tutte attività economiche che in un certo senso sono gestite direttamente dal ceto borghese. E poi anche il fenomeno dell'urbanizzazione, naturalmente, quindi, diciamo, accompagna questo percorso di crescita e di sviluppo della società, perché si creano appunto città sempre più grandi e quindi anche maggiori occasioni di scambi, vedremo anche di confronto, di dibattito, di scambi non solo appunto materiali e commerciali, ma anche scambi di carattere culturale e informativo. Quindi questo porta anche alla crisi, se vogliamo, la società dell'ancien régime, perché questa società che si basava su un'ottica piramidale, sulla presenza diciamo, di uno status quo che si mantenesse, diciamo, in maniera abbastanza omogenea, che non subisse il corso della storia con il re, la nobiltà, il clero, saldamente ancorati diciamo, nel vertice della piramide e con i privilegi, quindi una società che riconosce ad alcune classi sociali dei privilegi, mentre il grosso del resto della società, composta dalla borghesia e dal popolo, okay, era tagliato fuori da molti aspetti, dalla rappresentanza politica, diciamo, dalla rilevanza in termini di, appunto, di carriere, anche all'interno delle pubbliche amministrazioni e dello Stato. Quindi, insomma, una mancanza anche cioè, come se in qualche modo la società cambiasse proprio sotto i piedi dell'ancien regime.
L'Ancien Régime era basato su alcune premesse. Molti dei nobili, ad esempio, avevano gran parte delle loro rendite dal punto di vista fondiario, no? Quindi la centralità di questi grandi proprietà terriere. Ecco, di fronte a un mondo che sta cambiando con l'esplosione dei commerci, con lo sviluppo di un'agricoltura più modernizzata e con imprese agricole che investono, con lo sviluppo delle città, che diventano sempre dei poli di attrazione maggiori per la forza lavoro, per gli investimenti, per la finanza, ecco, questa grande crescita delle finanze, delle banche, degli istituti di credito, eccetera, eccetera, la borsa. Abbiamo visto anche tra il 600 e il 700 le borse in Olanda, in Inghilterra, che l'importanza di accumulo di capitali, quindi un proto-capitalismo, una proto-industrializzazione anche, perché c'è appunto lo sviluppo dell'industria, diciamo, manifatturiera a domicilio, e le prime, verso la fine del 700, le prime forme di, diciamo, di industria manifatturiera che anticipano la vera e propria rivoluzione industriale. Ecco, tutto questo è chiaro che è un mondo in movimento, un mondo in espansione, un mondo in comunicazione che in qualche modo genera un fermento di generale rinnovamento nella società dell'Ancien Régime, che invece prevede prevalentemente il mantenimento di uno status quo di alcune classi dominanti. Quindi la borghesia, che è in qualche modo una classe emergente di questo periodo e ha maggiori pretese, maggiori aspettative, maggiori interessi in questi cambiamenti, chiaramente assume un atteggiamento critico verso le classi dominanti, che invece in tutto intendono mantenere questo status quo in un contesto che invece abbiamo visto è in profondo e intrinseco rinnovamento. E quindi, quali sono i punti, diciamo, che iniziano a stridere? Beh, intanto la limitazione dell'accesso della borghesia alla vita politica. Ecco, quindi l'ascesa sociale economica della borghesia fa a pugni con in qualche modo un ancien regime che in un certo senso chiude all'interno di poche classi sociali l'accesso alla vita politica. Quindi la borghesia pretende una rappresentanza, pretende di entrare all'interno della politica e di decidere la vita degli stati. Il ruolo centrale è ancora svolto dalle istituzioni religiose, che anch'esse verranno, come vedremo molto presto, prese di mira e diventeranno bersaglio di un rinnovamento anche culturale nell'accesso alla cultura, nel confronto con la religione. E poi il ruolo degli intellettuali, che non può, si sente ormai non più possibile essere così scisso, così avulso dalla vita politica, dalla vita sociale. Ecco, l'intellettuale di corte, l'intellettuale a servizio del potere, non è più, non corrisponde più invece all'immagine settecentesca e illuminista di un intellettuale che invece è al servizio della società e in qualche modo comunica verso la società, comunica nei confronti degli altri, fa azioni e fa teorie, fa opere che servono alla società, allo sviluppo della società, e non più semplicemente in qualche modo all'abbellimento e all'assostentamento del potere. Ci sono chiaramente delle radici, quindi questa è la radice, se vogliamo, sociale, economica dell'illuminismo. C'è anche sono altre radici, c'è sicuramente una radice anche storica che affonda un po' la memoria nel Rinascimento. Già il Rinascimento aveva portato una rivalutazione del ruolo dell'uomo rispetto alle sue capacità, il ruolo dell'uomo, no? In questo caso era rivolto spesso verso il passato, la rivalutazione dei classici, però indubbiamente la riscoperta della centralità dell'uomo porta con sé una fiducia nei confronti delle capacità, delle potenzialità che ha l'essere umano senza l'intervento della religione, senza l'intervento di forze esterne, con le proprie forze di comprendere il mondo, di studiarlo, di conoscerlo. Vi ricordate anche il tema della magia, per esempio, che era molto presente nel Cinquecento come prima forma di emancipazione dell'uomo e di conoscenza, diciamo, dai misteri della natura e di conoscenza dei meccanismi della natura. Poi chiaramente vedremo che ci sarà un ruolo molto importante anche della rivoluzione scientifica. Qui stiamo, diciamo, mettendo quali sono le premesse, ecco, storiche dell'illuminismo. Una di queste senz'altro è il grande cambiamento che era iniziato dal Cinquecento e mai più finito in Europa rispetto
al ruolo dell'uomo e delle capacità dell'uomo nei confronti della conoscenza del mondo esterno. Indubbiamente, per l'illuminismo c'è uno sviluppo di queste radici rinascimentali, nel senso che c'è una maggiore fiducia ancora nel futuro e nel progresso, nei confronti soprattutto della ragione, come si chiamerà l'età dei lumi, perché si parla di lumi della ragione, cioè la ragione illumina attraverso le sue capacità, la sua autonomia, diciamo conoscitiva, la sua autonomia ontologica, diremmo in filosofia, propria quindi dell'uomo, autonoma rispetto alle influenze religiose, alle influenze della tradizione, alle superstizioni, a tutto ciò che è al di fuori della capacità razionale dell'essere umano. Ecco, tutto questo comporta un futuro, una fiducia nel futuro, una fiducia nel progresso, nel miglioramento sociale, quindi la relazione tra l'utilizzo della ragione e il miglioramento della società, il miglioramento della tecnologia e il miglioramento della scienza. Ecco, tutto questo fiducia nella forza della ragione come veicolo di progresso e di benessere. Ci sono ovviamente altre premesse. Una importantissima è quella che diciamo, noi forse non abbiamo ancora affrontato, stiamo per affrontare nel programma di filosofia, e cioè la rivoluzione scientifica. La rivoluzione scientifica è un momento importantissimo della storia che però riguarda il XVII secolo, soprattutto il 1600, in cui appunto avviene un balzo in avanti di tutte quelle che sono le, in qualche modo, l'approccio dell'uomo verso la scienza, la nascita del metodo scientifico, e quindi noi sappiamo nel 600 le grandi scoperte di Galileo, il grande dibattito rispetto appunto al ruolo della scienza nei confronti della società. E la rivoluzione scientifica è quello che poi appunto comporterà anche una divisione, una suddivisione, una specializzazione delle scienze. Si passa da un mondo in cui la filosofia era appunto regina delle scienze, incorporava al suo interno tutte le discipline della conoscenza, a invece un mondo che ci sembra più simile a quello moderno, in cui fanno, diciamo, la comparsa e hanno la loro autonomia, in qualche modo autonomia e dignità, il proprio linguaggio, la propria metodologia, le scienze positive, la fisica, la matematica, l'astronomia, eccetera, eccetera. Okay? Tutto questo è un'altra importantissima premessa, perché diverse regioni d'Europa fanno nascere e sviluppano ad esempio istituzioni di ricerca, l'Accademia delle Scienze, una riscoperta e un rilancio delle università che già appunto esistevano dal Medioevo, che intraprendono la strada della scoperta delle leggi della natura. D'altra parte, il nuovo metodo scientifico si cerca di, che era nato con la riflessione, ad esempio, di Galileo, di Cartesio e di molti altri, diciamo, filosofi e scienziati del Seicento. Beh, questo metodo scientifico si basa sull'utilizzo della ragione per la scoperta delle leggi naturali, attraverso l'uso ovviamente dell'esperimento, però si parla di un metodo che sia trasparente, che sia applicabile a livello interpersonale, cioè nel senso che sia appunto universale e tutti lo possano utilizzare. L'uso della ragione è in questo senso universale per quanto riguarda il Seicento, soprattutto nei confronti della scoperta delle scienze, diciamo della scoperta scientifica. Nel Settecento si cercherà di applicare lo stesso metodo scientifico ai fenomeni umani, ai fenomeni sociali, eccetera, eccetera, che siano anch'essi caratterizzati da procedimenti chiari, condivisi e che abbiano al loro centro la ragione. Quindi tutto quanto il discorso continua a girare intorno alla forza della ragione. Infine c'è un'altra importante radice, cioè la filosofia del razionalismo e dell'empirismo, anche questa si svilupperà nel Seicento. L'empirismo riporterà in particolare grande rilievo al ruolo dei sensi, al ruolo dell'esperimento, al ruolo della conoscenza appunto empirica, cioè la conoscenza che deriva dall'uso dei sensi e dall'uso delle sensazioni.
delle sensazioni in generale. Quindi un rifiuto della metafisica, un rifiuto della conoscenza astratta, un rifiuto di tutto quello, è un po' come dire, noi siamo adesso passati per lo studio della scolastica, ad esempio, no? Laddove invece l'utilizzo diciamo, qualche modo, riflessioni e argomentazioni logiche veniva applicato alla dimostrazione dell'esistenza di Dio, al rapporto tra la fede e la ragione, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo, diciamo, bagaglio culturale è come se andasse un po' a sbattere di fronte a un altro interesse che invece c'è, che è quello invece della riscoperta della conoscenza sensibile, delle scienze positive, e dell'uso della ragione. Questo schema possiamo osservare una sintesi di quella che è la ragione degli illuministi. Ora, le caratteristiche è che debba essere sempre in movimento verso la verità, ma rinuncia al definitivo possesso. E con questo anche nega un pochino la metafisica classica, no? Cioè, nel senso che la verità, vi ricordate, nel pensiero cristiano esiste ed è una. Ecco, la nave della conoscenza deve trovare la strada per arrivare alla verità. La ragione invece degli illuministi è una ragione libera, una ragione che è in continuo movimento e probabilmente si avvicinerà a una verità, ma senza mai poter arrivare definitivamente come dire, a cogliere e a racchiudere una volta per tutte la verità all'interno di una teoria, all'interno di un ragionamento. Quindi la verità cui giunge la ragione degli illuministi, queste verità a cui giunge sono parziali, sempre da rimettere in discussione nel confronto con la realtà. Quindi c'è questo, diciamo, balletto tra ragione e realtà. Quindi la realtà che in un certo senso fa da cartina tornasole rispetto alle teorie che appunto possano, adesso vedremo, essere applicate alla scienza, alla politica, all'economia, alla società, al diritto. Ok? Quindi questo, diciamo, rapporto stretto tra ragione e realtà. Quindi insomma si vede qui molto fortemente l'influsso galileiano, l'influsso empirista anche, quindi quanto è fortemente, diciamo, legato il discorso dell'illuminismo alle premesse anche storiche e filosofiche dei secoli precedenti. La metodologia, quindi la ragione deve basarsi su fatti e sull'esperienza, quindi il ruolo delle esperienze, dei fatti, quindi siamo proprio dall'altra parte della barricata, lontani anni luce, ad esempio, dall'approccio della scolastica, ecco, per esempio, perché la scolastica, al contrario, rifiutava completamente l'esperienza per affidarsi al puro uso della logica e della ragione. Procede con il metodo scientifico, abbiamo visto quindi che si mantiene, in qualche modo si cerca di applicare alle varie scienze le novità del metodo scientifico del Seicento, il metodo scientifico sperimentale di Galileo. Le finalità: sottoporre a giudizio critico ogni verità, eliminando ogni pregiudizio. Questo è molto importante. La ragione degli illuministi deve avere il coraggio, e qui questo tema voglio che vi rimanga in testa, adesso vedremo perché, la parola del coraggio, avere il coraggio di sapere, avere il coraggio di rimettere in discussione conoscenze, credenze, tradizioni che vengono anche ereditate da secoli di storia. Ok? Quindi la ragione deve essere anche libera e coraggiosa, non avere paura se va a scontrarsi contro la tradizione. E infine far progredire la società umana in un graduale e inarrestabile miglioramento. Quindi la finalità ultima è, da un lato, sottoporre a giudizio ogni attività, eliminando i pregiudizi, quindi ri ricominciare a ripensare a tutte le attività umane illuminate appunto da questa nuova luce che è libera dalle influenze preconcette, la tradizione, le credenze, la religione, il pregiudizio, e dall'altro l'obiettivo è quello di far progredire l'umanità verso un miglioramento. Quindi c'è anche una fiducia degli illuministi che tutto sommato l'uso della ragione possa migliorare lo Stato, possa migliorare le leggi, possa migliorare i rapporti sociali, possa migliorare il diritto penale, vedremo, quindi tutto il tema poi della pena di morte, della tortura, della schiavitù, possa migliorare l'economia, possa migliorare tutti i campi della scienza, comprese anche appunto queste nuove discipline che chiameremo appunto di scienze umane, ecco, no? Non direttamente collegabili alle scienze
tradizionali come appunto la matematica, la fisica, l'astronomia, eccetera, eccetera, che già nel Seicento avevano avuto una loro rivoluzione, importante rivoluzione metodologica. Ok, il programma illuministico. Qui dobbiamo partire dalla fine, ecco, partiamo dalla fine, da un filosofo che studieremo senz'altro in filosofia, uno dei più importanti filosofi della modernità e anche probabilmente il culmine, un filosofo che costituisce il culmine del periodo illuminista, Immanuel Kant. Immanuel Kant dà una, diciamo, una definizione di che cos'è l'illuminismo. Che è rimasta poi famosa, alle volte ci sono anche, non so, alla maturità, o in alcuni, diciamo, contesti, richiesta il commento di questa, diciamo, definizione, proprio per quanto è in qualche modo rimasta famosa e riassuma, in breve un po' tutto il discorso che abbiamo fatto, e in qualche modo questa definizione fa capire qual è anche il salto che si richiedeva ai filosofi illuministi rispetto al passato. Dice Kant: l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che gli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stessi è questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi del proprio intelletto, senza essere guidati da un altro. Sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza. È dunque il motto dell'illuminismo. Ecco, questa è una definizione bellissima. In pratica, Kant paragona l'umanità a un bambino che, è stato in uno stato di minorità, fino a quando ha capito di potersela cavare da solo, con i propri mezzi. Però deve avere coraggio, è proprio, come dire, in un certo senso, quasi un adolescente, questa storia, diciamo, dell'umanità. È un po' nella vostra situazione, se vedete, cioè nella situazione di un ragazzo che, in un certo senso, è stato sempre tutelato da genitori, dalla società, protetto all'interno di uno schema di pensiero, uno schema di vita, uno schema di comportamento che è quello previsto, che è quello giusto, considerato giusto, a un certo punto si rende conto che è in grado di farcela da solo, è in grado di pensare con la propria testa e quindi deve uscire, diventare maggiorenne, uscire da questa minorità che peraltro è imputabile solo a se stesso, ci dice Kant, cioè come se l'essere umano nella storia si fosse messo le catene da solo, si fosse fatto guidare da altri quando in effetti era sempre stato in grado di cavarsela con la propria intelligenza. E non perché gli mancava l'intelligenza, aveva un difetto di intelligenza, ma perché gli è mancata la decisione e il coraggio. In questo riecheggia anche la definizione di Aristotele sulla nascita della filosofia come meraviglia e paura per l'ignoto. Eh? Vedete come due fra i più grandi filosofi di tutti i tempi, tutto sommato, stanno dicendo due cose diverse ma accomunate da questo sentimento. La verità fa paura, la ricerca fa paura, abbandonare il solco previsto da secoli di tradizione è veramente una sfida grandissima, si rischia di andare a sbattere. Ecco. Quindi bisogna avere coraggio di affrontare strade nuove senza semplicemente avvalersi di quelle che sono le conoscenze già pregresse o che quello che si crede, si è sempre creduto di sapere, spesso. Diciamo, questo poi veniva anche accompagnato da dogmi, da pregiudizi, da tradizioni che nulla avevano di razionale. Questo è il programma quindi dell'illuminismo. C'è quindi una nuova concezione dell'intellettuale. Quindi l'intellettuale durante il Settecento si sente spinto a anche contribuire in maniera diversa allo sviluppo della società intorno a sé, che è l'illuminismo, Lumi in Italia, Lumière in Francia, eccetera, eccetera, fu un movimento culturale e filosofico che si diffuse in Europa dall'inizio del XVIII secolo fino all'inizio francese, quindi sostanzialmente è proprio coincide quasi completamente con il 1700. La diffusione del pensiero illuminista comporterà forti conseguenze storiche, politiche e sociali nell'Europa e nel mondo, e poi vedremo anche appunto nell'ultima parte della presentazione le conseguenze nell'Europa, che appunto prima di culminare
diciamo nelle grandi rivoluzioni di fine Settecento, nel corso del Settecento, in qualche modo, alcuni sovrani saranno peraltro influenzati da un percorso riformistico, proprio sulla base di alcune considerazioni e del cambiamento complessivo del clima che porterà l'illuminismo all'Europa e al mondo. E dunque, dal punto di vista culturale, allora, diciamo, abbiamo già visto, intanto una cosa prevede? Prevede una maniera particolare di rapportarsi alla ragione, okay? Questo abbiamo già visto, il nuovo ruolo della ragione nell'illuminismo. Una battaglia contro tutto ciò che aveva ostacolato e ancora ostacolato il libero e critico uso dell'intelletto, quindi un nuovo modo di rapportarsi alla ragione ha come conseguenza una battaglia, quindi c'è un lato critico, un lato polemico nell'illuminismo. Illuministi, non a caso, Diderot, D'Alembert, adesso vedremo la storia dell'enciclopedia in Francia, vanno a sbattere contro una resistenza da parte del potere. Siamo in Francia c'era una monarchia assoluta, ecco, quindi il fatto che questa richiesta di una revisione, una battaglia rispetto a tutto ciò che poteva mettersi come ostacolo al libero utilizzo della ragione e dell'intelletto, naturalmente veniva poi vissuto come possibile elemento di in qualche modo di rischio e di opposizione rispetto al potere costituito. Abbiamo visto che questo comporta un nuovo modo di concepire l'intellettuale, non più semplicemente come sapiente che ha, diciamo, a servizio di una corte, a servizio di un re, a servizio del potere, ma come invece persona libero pensatore. Ecco, l'intellettuale diventa un libero pensatore che spesso volentieri invece può essere addirittura indigesto al potere. Un nuovo modo di intendere il sapere, questo è molto importante, anche non l'abbiamo detto, cioè il sapere che non è più appannaggio di pochi. Quindi non è semplicemente qualcosa chiuso nei salotti, chiuso tra pochi eletti, tra pochi che hanno a disposizione i libri, per esempio, pochi che possono permettersi lo studio universitario, ma un bene che deve essere per tutti. Quindi l'esaltazione della ragione e della libertà, il rifiuto del dogmatismo e dell'autoritarismo, la critica del presente e la denuncia delle istituzioni oppressive, l'impiego delle riforme, l'impegno nelle riforme, lo sforzo verso il progresso, la diffusione della cultura e della filantropia costituiscono per gli illuministi altrettante manifestazioni concatenate di un unico atteggiamento globale di fronte al mondo. Quindi ripetiamolo: esaltazione della ragione e della libertà, quindi libertà di pensiero, libero pensatore, colui che riesce a perseguire la verità, o comunque il progressivo avvicinamento alla verità attraverso l'utilizzo della ragione, deve essere libero, non deve aver paura anche di dire cose scomode. Il rifiuto del dogmatismo e dell'autoritarismo, cioè non esiste più il fatto, secondo l'illuminismo, di credere a qualcosa perché c'è un dogma, oppure perché c'è un'autorità religiosa o politica e civile che ti obblighi a accettare una verità per quello che è, senza passarla al vaglio della ragione. La critica del presente, perché abbiamo visto come il presente venga visto dagli illuministi come profondamente ingiusto per tutte le ragioni anche storiche che abbiamo visto, la presenza ad esempio della schiavitù, delle torture, della pena di morte, una società che è ingiusta perché è stratificata e non permetta la rappresentanza popolare, non permetta l'accesso della borghesia ad esempio alle carriere politiche quindi al governo. Quindi un impegno poi nelle riforme, questo si traduce direttamente per molti filosofi, nel ripensare lo Stato. Come deve funzionare quindi lo Stato? Deve avere dei poteri che si bilancino tra di loro? Che ruolo ha la Costituzione? Che ruolo hanno le leggi? Eccetera, eccetera. Quindi un nuovo ripensamento e una nascita proprio diciamo degli studi giuridici e politici che noi affronteremo con appunto tre pensatori che sono poi diciamo rimasti veramente iconici anche nei confronti, come dire, della fotografia che si fa di questo secolo. Sono tre intellettuali francesi che poi analizzeremo, ok?
E la diffusione della cultura, anche qui poi insomma vedremo, sarà un altro sicuramente degli aspetti più importanti a livello pratico dell'illuminismo, soprattutto francese, ma anche in Inghilterra. L'idea che la cultura debba essere veicolata a quante più persone possibili, quindi diffusa, i libri, le enciclopedie, i giornali quotidiani, le riviste, okay? Tutto questo porta quindi al concetto che la scienza e la cultura non siano autoreferenziali, ma siano nei confronti, diciamo, debbano essere pensati come pubblica utilità. E quindi anche poi la nascita dell'opinione pubblica. Vedremo che sarà proprio nel Settecento un elemento fondamentale che cambierà proprio la faccia della storia, in qualche modo. Questo, viceversa, ecco, dall'altra parte è indubbiamente una critica a tutte le costruzioni sistematiche della metafisica che avevano poi trovato non solo nel periodo della scolastica, ma anche poi nel Seicento, durante il periodo del cosiddetto razionalismo, dei grandi sistemi metafisici come quelli di Cartesio, di Spinoza, di Leibniz, e ovviamente anche contrari sono gli illuministi e tutte le metafisiche classiche, e la pretesa di dire alcunché sulle sostanze ultime, sulle cause ultime, sui fini ultimi, sullo spirito, su Dio. Okay? Quindi tutto il discorso della metafisica viene fortemente criticato nel corso dell'illuminismo. Rispetto a Dio, questo però non si traduce come un rifiuto della religione a 360 gradi. Ci sono in effetti posizioni diverse tra gli illuministi rispetto al rapporto con Dio. Ad esempio, ci sono Rousseau e Voltaire che hanno un atteggiamento deista, cioè nel senso un atteggiamento che non è ateo, ma ammette al contrario l'esistenza di un Dio che sia architetto dell'universo o orologiaio. Quindi un Dio però che non ammette la provvidenza, non ammette mai l'intervento, non ammette l'intervento della divinità tra le cose degli uomini. Non c'è bisogno di un architetto che stia sempre a sistemare gli orologi, ma un Dio che sta al di sopra e che in qualche modo è l'origine delle cose, la spiegazione ultima delle cose, ma che di fatto è un Dio molto lontano, per alcuni aspetti, non del tutto, insomma, è un Dio comunque lontano da quella che è una visione, ad esempio, cattolica, dove invece appunto c'è un Dio rivelato, un Dio che si è fatto uomo, un Dio che è entrato tra gli uomini. Quindi, diciamo, una visione di un Dio che sta al di sopra e che è un po', diciamo, la natura, l'architetto dell'universo. Un altro invece più materialista che nega proprio l'esistenza di Dio, quindi un approccio contrario, ateo diremmo, quindi. E invece un altro ancora che invece è agnostico, cioè che ritiene che l'esistenza di Dio, che poi peraltro l'approccio agnostico anche in filosofia, forse attualmente più diciamo diffuso, cioè un approccio, come dire, di compromesso, che ritiene cioè che l'esistenza di Dio non è né razionalmente dimostrabile né razionalmente negabile. Quindi semplicemente che separa una volta per tutte il tema della fede: credere o no in Dio è qualcosa in questo senso che per un agnostico attiene alla fede, ma non può mai essere dimostrata né l'esistenza né la non esistenza di Dio. Okay? Quindi la ragione semplicemente non si occupa, la ragione e la scienza non si occupa dell'esistenza o della non esistenza di Dio, si occupa di altre cose. La fede invece è qualcosa che ti può portare o no a riconoscere la divinità, un dio, più dei se si è politeisti, eccetera, eccetera. Ok? Questo, per esempio, è la tesi di Immanuel Kant. Ok, ragioniamo su in particolare il rapporto tra l'illuminismo e la religione. Ok? Evidentemente, abbiamo detto, lo ripetiamo con più chiarezza, per gli illuministi uno degli aspetti di maggiore critica in generale è proprio quella delle religioni positive, cioè delle religioni rivelate. Ok? Cioè, le religioni rivelate sono quelle, appunto, il cristianesimo, l'ebraismo, l'islamismo, ecco, Mosè, Gesù, Maometto, sono accusati di impostura. Voltaire addirittura richiamerà le
le trois imposteurs, i tre impostori, cioè i rei di aver detto grandi menzogne. Okay? Quindi, se da un lato Voltaire, ad esempio, è un deista, cioè immagina che esista un dio al di sopra di tutto, ma non è il dio diciamo della Bibbia, non è il dio del Corano. Quelle sono bugie, sono sostanzialmente racconti, sono favole che servono a tenere soggiogate le persone, servono a creare sostanzialmente racconti, a creare una serie anche di prescrizioni e di pregiudizi che allontanano le persone dalla verità. Ok, quindi se c'è per alcuni illuministi comunque di riferimento all'esistenza di un qualche Dio, però questo Dio non è certamente quello delle verità, diciamo delle religioni positive o rivelate. Ok? Perché sono così ostili gli illuministi alle religioni? Allora, per tre ragioni. Intanto, sono figli di una mentalità fortemente razionalistica, che non ammette verità che non superino il vaglio critico della ragione. Quindi le verità di fede, più che apparire metaverità teologiche, appaiono credenze irrazionali, credenze assurde. Quindi la prima cosa che non va bene agli illuministi è il fatto che le religioni positive sono intrise di dogmi, appunto verità indimostrabili, verità di fede che appunto assumono ai loro occhi, che sono proprio gli alfieri, i portatori, diciamo, della nuova centralità della ragione, proprio assumono un approccio di assurdità, una irrazionalità delle credenze che, secondo appunto gli illuministi, sono insostenibili ormai al vaglio della ragione. Poi il fatto più politico, cioè il discorso che secondo gli illuministi le religioni siano in qualche modo alleate del potere politico, cioè abbiano nei secoli contribuito a lasciare i popoli nelle tenebre dell'ignoranza, con un asservimento del popolo al potere, l'accettazione supina di ogni forma di autoritarismo e di sopraffazione. Quindi questo è un altro discorso importante, cioè se da un lato filosoficamente le verità di fede cozzano contro quelle di ragione, quindi per loro che propendono e propugnano il centralismo della ragione, e ovviamente tutte queste verità vanno scartate, c'è però un secondo punto importante, invece più storico, cioè dire non solo la religione si basa su verità più o meno indimostrate, su dogmi e su credenze assurde, sui misteri della fede, ma in più aiuta da sempre, si allea col potere politico per tenere sopraffatti gli umili, evitare appunto questo scatto del coraggio di Kant di usare il proprio cervello e la propria intelligenza in modo personale, in modo individuale, in modo libero. Ok? Quindi in qualche modo la religione a servizio del potere per tenere oppresse le masse, le popolazioni, e tenere al contrario, proprio nelle tenebre dell'ignoranza, e soprattutto con un'accettazione supina di comportamenti, di morali, di regole, di leggi e di status quo. Di fatto, secondo gli illuministi, la religione era uno strumento a favore del potere per mantenere lo status quo e quindi mantenere il potere nelle mani di alcuni. Proprio a danni diciamo della grande massa. E da questo si vede evidentemente un riferimento anche alla società dell'Ancien Régime, che ancora nel Settecento, nonostante fosse ormai in grande cambiamento i tempi, manteneva dei forti privilegi e un centralismo politico, una centralità politica e sociale, tutta imperniata tra la nobiltà e la Chiesa, che comunque aveva ancora un grandissimo potere, molti privilegi, sia giuridici sia economici, l'abbiamo visto nelle scorse lezioni. In più, un'ultima riflessione più di carattere, come dire, etico, diciamo una riflessione etica, cioè la convinzione che le religioni abbiano intristito i popoli con la paura del peccato, la paura del castigo, questo soprattutto le religioni monoteiste, della dannazione eterna, allontanandoli da un sano rapporto con la natura. Quindi, in un certo senso, questo è un altro tema molto importante, la riscoperta della natura e della naturalità dell'uomo, e quindi anche una diversa accezione, un diverso ragionamento si farà sulla felicità, su che cos'è la felicità, legata anche, diciamo, all'istinto e non solo alla ragione, anche al corpo e non solo alla mente. Ecco, quindi la religione è vista come in qualche modo responsabile di aver intristito il popolo.
cioè aver inculcato l'ottica del peso, soprattutto nell'Occidente cristiano, ma anche nel vicino Oriente islamico. La paura del peccato, la paura della punizione, la negazione del piacere del corpo, e soprattutto questo fatto che tutto debba essere, diciamo, di fatto questo è un po' come dire, il colpo finale a tutta la tradizione, no? Se vogliamo, medievale, antica, in cui appunto la virtù debba essere dimostrata come rinuncia al piacere, rinuncia alla natura, rinuncia al corpo, e questa invece attenzione sempre presente all'idea di peccato e di castigo, come se appunto l'umanità fosse ancora in uno stato di infantilità e appunto ci volesse questo genitore che in qualche modo cattivo, che è la Chiesa e i dogmi religiosi, che in qualche modo con la paura del castigo divino, appunto, abbiano in un certo senso allontanato poi i popoli dalle proprie istanze e dalle proprie autodeterminazioni. Queste critiche si trovano in moltissimi scritti, ma in particolare alcuni manoscritti, ad esempio clandestini, condannati e proibiti dall'autorità politica, composti nella prima metà del Settecento, che circolavano in Francia, che erano costituiti da vari opuscoli. Quindi ci sono una serie di manoscritti che giravano segretamente, in cui segretamente, non, diciamo, di autori non noti, e che appunto giravano in maniera clandestina, venivano repressi e in qualche modo osteggiati dal potere. Questo, diciamo, per gli attacchi più forti con la religione, ma in realtà critiche più o meno velate alla religione verranno fatte anche da autori molto, diciamo, molto in voga, molto importanti, anche in alcuni scritti che affronteremo poi nel programma di filosofia. Uno di questi, diciamo, autori più clandestini, che peraltro fu letto da Voltaire e lo impressionò moltissimo, fu questo Jean Meslier, che in un testamento, era peraltro un religioso, un prete ateo, diciamo così, era molto molto ateo, e scrisse questo testamento con delle cose molto pesanti nei confronti della religione. Una di queste, l'ultimo e più ardente, dice: io vorrei, e questo sia l'ultimo e più ardente dei miei desideri, io vorrei che l'ultimo dei re fosse strangolato con le budella dell'ultimo dei preti. Ecco, diciamo, questo per dire l'approccio di alcuni, non tutti. Abbiamo visto che le posizioni sulla religione sono differenziate all'interno del comunismo, sicuramente sono accomunati tutti da una critica feroce, mai forse fatta prima in maniera così esplicita e così allargata ai fondamenti della religione, al potere della Chiesa e all'utilizzo della stessa religione per tenere le popolazioni lontane dalla verità, soprattutto verità come obiettivo che si può raggiungere o comunque a cui ci si può avvicinare attraverso l'uso della libera ragione. Quindi la religione vista come nemico del libero pensiero, e che verrà invece completamente sorpassata dalla vittoria dei lumi e della luminosità della nuova ragione. Ok.